Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marot con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap. Signori, oggi portiamo una carta che io, quando è uscita, ho sempre avuto delle vibes positive. Nel senso, sentivo che era una carta che secondo me aveva un potenziale in questo gioco, un potenziale inespresso. Signori, andate subito a lasciare il like per questa carta al video, che è, signori, è Super Giant. Signori, Super Giant combo. E ultimamente è uscito fuori questa combo, questo mazzetto, sto uscendo fuori nel meta e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Di che cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere. Super Giant è una carta che, quando la giocate, on reveal dice che tutte le carte che giocate nel prossimo turno, quindi se la giochiamo di turno 4, quindi le carte giocate di turno 5, non saranno rivelate fino a fine partita. Questo, signori, che cosa significa? Che è un po' praticamente come gli effetti di Endgame, no? Cioè, tipo Dracula, quindi che vanno proprio a bypassare le tempistiche di gioco, no? Degli effetti quasi incounterabili, diciamo. Perché? Perché è una carta che comunque viene giocata di turno 5, che quindi non si rivela solo a fine partita, significa che si rivela anche dopo le carte giocate di turno 6. Quindi prima si rivelano le carte di turno 6 e poi si rivela questa carta di turno 5. Qual è la figata? La combo è questa, signori. Daredevil ci permetterà, una volta setappato ovviamente prima di tirare Super Giant, di vedere quali saranno le carte coperte il turno 5. Quindi se l'avversario per esempio mette una carta che è un muccone, oppure splitta i punti e sappiamo quale potrebbe essere magari la carta chiave delle giocate che fa di turno 5, noi le andremo a vedere. Quindi noi sappiamo quali carte ci sono quelle coperte, mentre l'avversario non sa quali sono le nostre. E quindi poi possiamo andare a sfruttare a turno 6 Negasonica, signori. Perché Negasonica, essendo che si rivela prima della carta appunto rivelata in Endgame, cioè quelle giocate di turno 5 dopo Super Giant, andrà a distruggere la carta. Quindi se l'avversario, mettiamo caso che ha giocato il Devil Dinosaur ed è girato, anche se l'avversario ha la prio, cioè anche se l'avversario rivelerà poi per primo le carte di turno 6, comunque mettere Negasonica nella location della carta ancora coperta ci permetterà di distruggerla, perché appunto verrà rivelata, verrà giocata dopo il turno 6. Questa cosa è buona anche in funzione difensiva. Ad esempio, se noi facciamo Super Giant in Turonan, quindi giochiamo noi il nostro muccone appunto non potrà essere distrutto, né non potrà essere counterato né da Enchantress, né da carte come Rogue, né da carte come Shang-Chi, perché appunto Ronan si rivelerà a fine partita e quindi anche se di turno 6 dovesse giocare Shang-Chi, non gli fa assolutamente niente. Ovviamente questa è una combo molto tecnica, quindi magari ci servirà pratica, ci servirà concentrazione, il misplay è dietro l'angolo, però ve lo sapete che su questo canale i mazzi tecnici ci piacciono tanto. Per avere comunque un minimo di punti, di board, eccetera eccetera, abbiamo anche in questo mazzo il pacchetto 1000, che forse sono stato una delle persone che ha apprezzato di più il pacchetto 1000, quindi formato da Yondu, da Cable, da Gladiator. Inoltre Maximus è una carta che fa doppio ruolo, quindi serve sia per millare che per appunto dare punti a Ronan facendo pescare le carte all'avversario. Gladiator e ovviamente Baron Zemo, che più tardi lo andate a giocare. Poi inoltre, essendo un mazzo combo, che fondamentalmente la combo che volete fare è Daredevil turno 2, Super Giant turno 4, Ronan turno 5, il nostro turno 6 è di giocare Negasonica sul pezzo coperto. E quindi abbiamo tre mana sparecchi, cioè tre mana in più. Quindi Baron Zemo lo possiamo giocare come finisher, oppure possiamo giocare Gladiator, possiamo giocare Cosmo. Insomma, il vantaggio è importante. Abbiamo ovviamente Shang-Chi, perché non sempre pescheremo magari Super Giant. Abbiamo Jeff, che è comunque una carta generalmente utile. E fondamentalmente i mazzi combo ce la giochiamo molto bene cercando di rubare o distruggere le carte del nostro avversario. Con Cosmo possiamo canterare i mazzi on reveal, e con Shang-Chi, diciamo, i mucconi. Il mazzo è molto molto figo, cioè se non l'avete giocato sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Fatemi controllare se c'è qualche hot location strana, non pare di no. Quindi possiamo andare a giocare il nostro Super Giant combo, lo faremo un pochino in ladder. È un mazzo che probabilmente possiamo giocare bene anche in Conquest, però per prenderci pratica all'inizio giocatelo in ladder. Una volta che vi siete impratichiti con la lettura delle giocate, vediamo quante volte riusciremo a fare la full combo, che solitamente nei video YouTube, insomma, questa cosa non accade mai. Infatti non ho neanche una carta della combo, ma va bene così. Abbiamo Jeff di turno 2, possiamo giocare il Baron Zemo di turno 3. Castelzimo è una location molto particolare, perché il primo che gioca
La prima carta che ogni giocatore gioca qua viene data all'avversario. Ovviamente noi non vogliamo dare Geoff al nostro avversario. E non gli vogliamo dare neanche Baron Zemo. L'avversario ha deciso di non giocare niente. Nowhere. Io andrei di Baron Zemo. Giochiamo tempo. Scopriamo che razza di mazzo è quello del nostro avversario. Finalmente si decide a giocare. Blade ed è un discard, quindi questo è Corvus Glaive. Ok. Corvus Glaive che scarta Swarm. E scarta i carrier. Perfetto. Perfetto per modo di dire. L'avversario già sta facendo delle angherie importanti. Yondulo potremmo quasi dare al nostro avversario. Essendo che è il turno 5 adesso, lui potrebbe giocare qualcosa di grosso e lo potrebbe giocare su Devolt. Quindi secondo me ci sta a giocare Negasonica. Yondulo andiamo a spaccare carta e fondamentalmente... ok, l'avversario gioca su Nowhere. Distruggiamo Miek. Diamo Yondu al nostro avversario. Ha tirato Ronan. Ronan, ovviamente, è generato da Helicarrier. Noi potremmo mettere un doppio Cosmo. Però lui potrebbe mettere qualche Muccone al turno finale. Questa è una scelta molto difficile. Perché per lui adesso è già il turno 6. Però sicuramente non giocherà qua, presumibilmente. Quindi forse io giocherei Cosmo qui, Maximus destra. In questo modo andiamo a contestare più location possibile. L'avversario tira uno Swarmino e poi gioca carte, gioca Modok, scarta tutto. Scarta Apocalypse. Proxima entra al centro, Swarm. Forse ci ha dato lo Swarm. Sunspot, ok. È riuscito a darci fondamentalmente una carta da 0 punti. Siamo andati avanti a destra. Super Giant però non è la carta che volevamo vedere. Perché avremmo preferito l'avversario Snap. L'avversario Snap. È vero che noi facciamo i punti di Sunspot. Cioè facciamo 2 punti di Sunspot ma andiamo a 5. Non ci facciamo fondamentalmente niente. Potrei giocare Super Giant qui. Ma tanto lui giocherà in una di queste due location. Neanche un mana extra. Potrebbe avere anche drop. Potrebbe anche avere Apocalypse più droppa 1. Comunque complimenti al mio avversario perché insomma. Pescare così non è da tutti. Corvus Glaive è una carta molto bilanciata, se ve lo state chiedendo. 5 di body, scarta 2, quindi brocca tutte le sinergie dello scartare. E rampa permanentemente. C'è tipo Electro con il grattacapo che dice non capisco perché io sia così e lui è così. Però vabbè. Va bene. Sicuramente. Attenzione, abbiamo Super Giant in mano finalmente. Adesso dobbiamo pescare Daredevil e ci sarà da divertirsi. L'avversario snappa subito. Appena visto Oscorp Tower, probabilmente è un mazzo Clog. Perché per snappare su Oscorp Tower. Quindi io, eccolo, eccolo Daredevil. Mettiamolo a destra perché nel caso in cui fosse un mazzo Clog è meglio cloggarci destra. Sono molti mazzi, peraltro, che con Super Giant si counter. La play di Super Giant li countera tantissimo. Gladiator destra non mi dispiace, ce lo riprendiamo anche in mano per dopo. Vediamo se riusciamo a pescare la full combo. Io comunque snapperei perché. Cioè, insomma, abbiamo una super giant, super spasi, anche se prima di tirare Gladiator è sempre rischioso perché si sa mai quello che può uscire da Gladiator. Andiamo di Gladiator. Nebula. Nebula non ci dice granché. Luke Cage. Quindi probabilmente è un mazzo con Azmat. Forse è un alto evoluzionario. Abbiamo anche pescato Ronan. Super Giant sinistra. L'idea è Super Giant sinistra. Ronan centro che va a contestare la location. Lui tira Wong. Tira Wong, signore, attenzione. Tira Wong. Quindi giochiamo Cosmo all'ultimo turno.
Adesso ci vediamo. Cioè, guardate quanto è forte questo setup. Cioè, capite che è incredibile quanto è forte. È sicuramente un mazzo Azmat. Quindi, se lui tira Azmat, lo tira dopo. Cosmo lo faremo dopo. Intanto abbiamo matematicamente la prio. Mistica di Wong. Sì, vai, brother. Vai tranquillamente. Non ti giocherò Cosmo lì. Ovviamente non adesso. Tiriamo Ronan nel centro. E poi in amicizia completa andiamo a tirare Cosmo into Gladiator. In questo modo non attivo lo reveal di Gladiator, vabbè che tanto non si sa mai che cosa può succedere. Ronan sta comunque avanti, a destra abbiamo 10 punti. Avversario, grazie per gli 8 cubi, bro. Molto gentile. Ciao, sono Cosmo. Silver Surfer. Molto bello, peraltro l'order sbaglio. Avete visto quanto poi distrugge l'order, perché comunque fa rivelare a fine turno la sua play di giocare mistica lì, alla fine non si sarebbe attivata comunque. Grazie per gli 8 cubi, bro. Questa combo è completamente broken, ragazzi. Completamente broken. Daredevil Super Giant. Incredibile. Incredibile per quanto è forte. Terzi, sto tizio aveva pure sbagliato l'order, non so come sia possibile. Però vabbè. 8 cubi per noi. Appena uscita la combo, signori, pam. Avversario annichilito. Non è uscita Negasonica, però vabbè. In questo caso Negasonica era molto meglio Cosmo, perché Negasonica avrebbe spaccato una mistica che fondamentalmente a fine partita non faceva nulla. Avversario non aveva capito bene quello che stava succedendo. Comunque, abbiamo Daredevil in mano. Abbiamo Cable. Abbiamo Baron Zemo. Qui dobbiamo decidere se vogliamo giocare. Attenzione, siamo contro Thanos. E qui dobbiamo decidere. Ecco, secondo me Cable in questo caso, cioè nel senso Baron Zemo prende sicuramente una pietra. Quindi volendo lo posso giocare anche tempo, è inutile che gioco Cable. Cable lo posso giocare anche dopo, secondo me. Quindi io forse farei Daredevil qui. Interessante, brother. Andiamo a tirare Gladiator. Io qua snappo. Però è vero pure che lui potrebbe avere Vision. Lui potrebbe giocare Vision perché essendo un mazzo Thanos. Non credo Dottor Doom. Jeff comunque lo giocano. Noi comunque abbiamo Jeff. Anche noi. Corvus Glaive invece è un mazzo Ela. E aveva Vision e ce l'aveva anche in mano. Ok, qua diventerà fondamentale. Diventerà fondamentale. Opsummer la mandiamo al bar. Qui diventerà fondamentale, ragazzi, fare Cosmo su Ela. Fare Cosmo su Ela diventerà fondamentale. Andiamo a fare Cable into Jeff. Jeff da 6 punti volendo da spostare. Qui diventerà chiave. Ci andremo a vedere il turno 6 del nostro avversario. Andiamo noi a prendere Jeff, quindi Jeff lui non ce l'ha più. Ottimo. Mockingbird sono un sacco di punti. In questo momento la priorità ce l'ha lui. Ok, adesso anche se dovesse giocare qualcosa sotto Dark Dimension, vediamo che cos'è. Red Hulk. Vabbè, noi qua facciamo una play abbastanza safe. Cioè, ci prendiamo la priorità. Facciamo Jeff sinistra e Baron Zemo centrale. Potrebbe anche non aver pescato Ela. Ovviamente, Shang-Chi sarebbe il miglior tap deck possibile. Questa play è difficile, ragazzi. Sicuramente io un Jeff lo metterei qua. Lui ha scartato Vision e Thanos. Se gioca Ela, la gioca a sinistra per me. Però se vogliamo veramente giocare intorno a... Ok, Ela non l'ha pescata, perfetto. Qui probabilmente avrei giocato intorno ad Ela. Avrei giocato Cosmo sinistra, Cosmo Maximus Yondu. Cosmo Maximus Yondu, avrei spostato i vari Jeff. Quindi qui non avrei messo niente, forse il doppio Jeff centrale per cercare di superare.
Sì, forse era questa la play che avrei fatto. Comunque, andiamo a vincere anche questa partita. Come vedete il mazzo è solido, ovviamente quando fa la combo. Daredevil, Daredevil, ragazzi, io non finirò mai di spendere parole su Daredevil e non capirò mai perché non viene spammato. Cioè è una carta che veramente dà un vantaggio incredibile. Ovviamente se avete un minimo di base, un minimo di tech, un minimo di strategie che possono rompere. Questo non ho capito perché non ha tirato Black Knight di turno 1, sinceramente. Ecco, se vogliamo trovare una pecca al mazzo non abbiamo Change Location. Quindi carte come Bar with No Name non gli possiamo fare niente. Avversario snappa. Quindi se avversario ha Legion abbiamo perso. Ora, perché mai l'avversario dovrebbe giocare Legion? Poi mazzo con Black Knight, secondo me è sicuramente un discard. Anche se girano diverse versioni con Black Knight. Scar, ok, questo è un mazzo big. Penso che sia un Mazzuela. Lamentis. Dammi Cosmo. Dammi Cosmo, bro. Ok. Allora. È vero. Lui ha già scartato Magneto. È vero che non ci sono carte più da millare. Quindi carte come Gladiator vanno a colpo sicuro. Probabilmente Ronan qui sarà un po' inutile. Avversario a giocare Lady Sif e scarta Blob. Però io penso che lui sia più. Secondo me lui non è Mazzuela. Però gioca Scar. Forse è Mazzuo Ghost Rider. Non lo so. Di sicuro. Tiriamo Zimo. Allora l'idea è tiro Zimo. No, Zimo lo posso tirare di turno 6 insieme a Cosmo. Quindi adesso posso fare Maximus. Di turno 5 tiro Scar. E poi ragazzi ci giochiamo una 50-50 di dove lui giocherà Ela. Ok. Qua andiamo a tirare Scar. Scar sinistra per prendere la prio. Per prendere la prio e lui ha giocato Red Hulk. Ok. Allora, Ela qui non basta. Perché va a 18, quindi secondo me Ela qui non la tira. Se la tira, la tira qua. Sono abbastanza sicuro di questo. Quindi secondo me la play è questa. Cioè tirare Ela, chiudersi una location. Dove vai a perdere, considerando che ti può finire su Bar with No Name, secondo me è da pazzi. Quindi secondo me la play è sempre questa e io snap. Ha scartato troppe carte forti. Anche se in realtà Blob non fa niente. Magneto. Forse lui tira Giganto. Sapete che mi sta venendo un dubbio. Forse lui tira Giganto sinistra. Giganto sinistro va a 26, però 26 non vince per differenza cubi. 26, va a 26 più 5. Si vince per differenza cubi. Forse ragazzi mi conviene tirare Shang-Chi. Per la differenza punti. Perché tanto lui potrebbe anche rianimare. Vediamo. Potrebbe pure rianimare al centro. Ma no, ho sbagliato. Che scam. Ho fatto un errore clamoroso. Peraltro sfortunati. Qua ho fatto un errore incredibile. Perché non devi rispondere al telefono, vedi quando ti chiamano. Perché c'era Kyra, ragazzi. Qua era sempre Cosmo, avevo sempre vinto con la mia lettura. Beh, la mia lettura era perfetta, però dentro di me ho pensato. Ho detto. Lui si deve rollare comunque due carte di cui una gli può andare qui. Gli spacco Hulk e ho vinto. Cioè, la mia play era, ci stava. Se ci pensate. Perché io qui avrei spaccato Hulk. Lui sarebbe rimasto con 6 punti. Se è 3-9 avremmo vinto.
Tanto Blob non faceva punti perché il mazzo era stato spaccato, quindi solo Magneto. Doveva rollare Magneto a sinistra, però ovviamente con Kaira in campo. Qui va bene, è stato un misplay clamoroso. Però insomma avete capito perché l'ho fatto. Snap, a differenza di quello che dice la gente, che è un gioco da chess, un gioco di qua, un gioco di là, sicuramente c'è una componente RNG, ma appena vi sconcentrate un secondo, la partita viene persa. Cioè è un gioco punitivo al 100%. Appena mi sono sconcentrato un attimo, ho perso di vista Kaira e ho tirato uno Shang-Chi a vuoto purtroppo. Comunque, se avessi fatto la prima play avrei vinto. Però poi calcolando effettivamente le outs, rischiavo di perdere comunque da gigante, quindi ci stavo. Va bene, Loki. Mazzo Loki, Loki ce l'abbiamo anche noi, abbiamo Super Giant. Ecco qua, per esempio, mo bisogna capire. Il da farsi. Se vogliamo puntare Quinjet, il setup di Quinjet più Loki è qualcosa di veramente sbroccato. Jeff è un ottimo top deck. Noi possiamo fare Baron Zemo e poi decidere che cosa fare. Cable ci va a rubare una carta che è peraltro anche scontata. Non dovrebbe giocare tre carte adesso, considerando che un drop a uno ce l'ha lì. Io forse preferisco. Questa è una scelta difficilissima, ragazzi. Questa è una scelta difficilissima. Mana extra o Baron Zemo su Sinister Lawn? Io penso Bar Sinister su Sinister Lawn. Cioè Barone su Sinister Lawn. Lui ha avuto la mia stessa idea. Questa ci piace. Questa ci piace, vediamo che cosa esce mid. Peraltro mid, un altro Jeff. Vabbè, se non è un problema perché io in realtà non sconto niente. E qua, considerando che qua secondo me dobbiamo andare di Super Giant. È vero che lui potrebbe fare un sacco di porcherie. Non so se giocare doppia Super Giant oppure giocare una Super Giant sola, assicurarmi poi un doppio Ronan. E poi magari se pesco Nega Sonica, vediamo. Provo a snappare. Infatti l'avversario si spaventa tantissimo di questo mio setup. Ottima win. Abbiamo un po' di cubi da recuperare, dai, gli 8 che abbiamo regalato prima a quel mazzo Ela. Peraltro avrebbe anche potuto rollare Magneto mid e quindi perdere la partita, però è giusto che il misplay venga punito, quindi va bene così. Ronan forse questa partita non lo vedremo in campo a costo 6, o comunque mai dire mai. White Palace, diamo Ronan al nostro avversario e Lucida Vision. Peraltro abbiamo preso tutte e due le carte Vision. Ok. Andiamo di Jeff. Giochiamo in curva. Preferisco giocare in curva, ragazzi, che giocare Yondu. Yondu lo possiamo giocare anche dopo. È un mazzo a base move. Camartage. Camartage con Baron Zemo mi sembra assolutamente fine. Io qua addirittura snapperei. Che lui, se un mazzo movement engine, ci dà qualcosa di figo adesso. Prendiamo qualcosa di figo. È vero che ci chiudiamo quasi la location. Però questa play è veramente forte. Kitty Pryde e Jeff, fortissima sta play che abbiamo fatto. Fortissima. Tra parentesi, Kitty Pryde ci permette anche di giocare Yondu adesso. Possiamo fare Yondu, Daredevil, Kitty. Gli andiamo praticamente a spaccare quasi tutto il mazzo. Rimane con una sola carta nel deck lui adesso. Spacchiamo Capitan Marvel, spacchiamo Spider-Man. Li stiamo facendo malissimo, ragazzi. Continuiamo a potenziare la nostra Kitty Pryde. Attenzione perché è arrivata Silk. Lui giocherà con la bellezza di 7 mana mentre noi con 5. E voi vi chiederete perché? Perché esiste Obsummer in questo gioco. Carta molto balanced. Adesso qua bisogna decidere il da farsi. Lui potrebbe giocare il nostro Ronan. Vediamo. Decide di giocare Elsa
E Miles Morales. Quindi Miles Morales prenderà un più 2, entrerà a 7. Qua inizia a fare parecchi punti lui. Noi abbiamo 5 mana. Cable non ruba niente. Quindi potrei fare una giocata in funzione di Ronan. Il problema è come vinco questa location. Potrei spostare tutti e due i Jeff qua. Quindi dovrei mettere i punti centro. Solo che lui si sta svuotando la mano. Quindi Ronan non fa più punti. Questa non è una situazione facile. Forse giocherei Cosmo su Kraven per evitare spostini, magneto, cose del genere. Forse andrei a tirare Cable qui. Giusto per contestare. Non ho una play che mi piaccia veramente. Avversario gioca Elsa, va a fare 7 punti su Spider-Man. Si va a potenziare mezzo mondo. Silk va al centro. E l'avversario giocherà con un mana extra. Noi possiamo fare Shang-Chi. Allora, Shang-Chi qua non fa niente. Difficile. Difficile sta play, perché se Silk va comunque a sinistra, lui si chiude e sposta Silk verso sinistra, quindi lui va a fare 7 punti, va a 9. Peraltro lui gioca per primo, però io gioco per ultimo, quindi tecnicamente se io poi risposto Silk al centro, cioè io dovrei fare una play tipo questa. Giocare Maximus, spostare Jeff centro, spostare Jeff centro e giocare Shang-Chi 3, 6, 8. L'idea è di rimandare Silk al centro. Qua facciamo 9, 6, 15. Vediamo. Ho già tre carte in mano. Secondo me la play è questa. Lui sposterà la carta. Invece lui tira Magneto. E quindi la carta va di là. Comunque abbiamo vinto. No, perdiamo per differenza cubi. Peccato. Peccato. Ci avevo pensato a Magneto. Questo è il motivo per cui avevo piazzato Cosmo qui. Per evitare i punti di Kraven. Quindi se avessi fatto Shang-Chi centro, avremmo vinto. Ci saremmo coperti da Magneto centro. Vabbè. Non era facile, eh. Non era di facile lettura. Sicuramente il mazzo, quando non vedete Super Giant, il mazzo è studiato per fare quella combo lì. Però, diciamo che se la gioca, ce la siamo giocata. Alla fine abbiamo perso due partite, una per una lettura mia sbagliata e una per pochissimo. Una veramente per poco. Siamo contro il Dottor Phantom, White Palace, ridiamo Ronan al nostro avversario. Lui ci dà Cannonball. Ok. Quindi potrebbe essere un mazzo con Prefix. Potrebbe essere un Clog Deck. Nico Minoru trasforma la prossima carta in demone. Lei che è la centrale. Io gioco sempre destra in queste circostanze. Perché se sei un mazzo con Sentry. Pixie va a cambiare il mazzo, signori. Siamo pronti. Siamo pronti per l'angherie. Welcome. Adesso Baron Zemo potrebbe essere qualcosa di veramente rotto. Là dietro qualcosa di veramente rischi. Ma noi siamo qui proprio per rischiare. Quindi andremo a tirare Gladiator destra. Andiamo a pescare Negasonica. Vediamo se riusciamo a fare per una volta. Riusciamo a pescare Super Giant. Mobius per noi non è un problema. Perché non scontiamo niente. Nebula la andiamo a spaccare. E adesso andremo, signori, a cercare il colpo di skill. In realtà possiamo aspettare il turno dopo. Quindi possiamo andare a rubare, possiamo fare Cable into Jeff e prossimo turno possiamo andare a fare Baron Zemo into Maximus e assicurarci che l'avversario non abbia più niente nel deck. Hood. Ok, lui sembrerebbe essere un mazzo con Annihilus. Quindi dobbiamo chiuderci sicuramente destra. Ronan viene trasformato e viene tirato Jeff. White Widow.
che costa 1, quindi c'è una carta che costava 1, che costa 2, ma adesso sapremo con esattezza cosa il nostro avversario va a fare. Professor X. Ecco, Professor X, noi possiamo counterarlo con questa giocata. Possiamo andare a fare Baron Zemo Into Maximus, e se serve spostare Jeff. Io qui snapperemo, non so qual è l'ultima carta del suo mazzo, però voglio credere che non sia una cacata. Sappiamo che lui ha Cannonball in mano. Cannonball lo possiamo sfruttare pure noi, peraltro. Noi li snappiamo in faccia, tanto la priorità l'abbiamo noi, quindi Baron Zemo andrà a rubare l'ultima carta del mazzo avversario, che è Sentry. Ok, comunque abbiamo vinto questa location. E adesso dobbiamo decidere il da farsi. Lui potrebbe fare... Lui può spostare Jeff, però con Jeff centrale non ci fa niente. Se io faccio Cannonball qui, vado avanti di 3, che non è tantissimo. Verosimilmente mi sembra molto più forte fare una play del genere, tipo Negasonica into White Widow, perché lui il meno 4 se lo prende sicuro. Nel caso in cui facesse Annihilus, che quindi mi vuole appioppare roba, è vero che si spacca sia la meno 4 che la meno 3, ma Annihilus viene distrutto da Negasonica. Io comunque avrei 3, 6, 10 punti qua, e lui non vince mai sta partita. Questi sono 8 cubi per noi, ragazzi. Questi sono 8 cubi per noi. Negasonica ringrazia. Demon. E Cannonball. Cannonball ci fa spostare Jeff, ma fa una brutta fine perché Negasonica lo manda al bar. 8 cubi per noi, giustissimi, ripresi con la skill. Belle queste partite, belle queste partite. Comunque, Daredevil, ragazzi, ma che carta è Daredevil? Che carta è, ragazzi? Vedere Profix avversario. Pazzesco. Pazzesco, signori. Ci facciamo un altro game. Anche se questa partita qua è perfetta per chiudere. Kitty Pryde. Di Bridge Castle Zemo. Location un po' fastidiose. Andiamo di Daredevil. Yondu è la nostra carta migliore da dare su Castle Zemo. E brother, ma allora lo dica. Ma lo dica lei. Ma che cos'è? Che è sta roba? Che cos'è questa roba, ragazzi? Vabbè, appioppiamo che vuole il nostro avversario. Cable anche per lui, incredibile. Ha avuto la stessa idea. Decide di salvare giustamente Kitty. Io penso che Righe di Bridge non si dovrebbe attivare sulla carta rigirata. Non sono sicuro di questa cosa, ma noi adesso lo proveremo, ragazzi. Noi adesso testeremo. Faremo il test. Super Giant. Per stare a gioca Yondu. Ci spacca Negasonica. Tira Jeff. Tira Quinjet. Quindi noi adesso teoricamente dovremmo giocare la carta rigirata qua. Io giocherei Maximus e poi giocherei Gladiator. E poi giochiamo Ronan Snoggard. Teoricamente la carta rigirata secondo me non dovrebbe morire. Però non, di questa cosa non sono sicuro, quindi faremo da beta tester. Faremo da beta tester.
Qua andiamo a dire una centrale. Qui abbiamo messo un contapunti. Qua Roland dovrebbe bastare, quindi io penso che Snogard la mettiamo qui e vediamo come funzionerà la location adesso. Sono curioso. Se muoiono tutte e due le carte. Mockingbird destra, nel frattempo arriva Ronan che ci fa vincere. No, ci porta avanti centro. Per il momento invece muore girata la carta, ok? E neanche si attiva. Elsa, Kitty. Kitty non basta. Gladiator ci porta avanti, ma attenzione, vediamo cosa esce. Esce Shang-Chi che però non spacca niente. E andiamo a vincere 2-0. Ero curioso di vedere il funzionamento di Rickety Bridge con la carta girata. Abbiamo scoperto che muore lo stesso. Abbiamo scorto e muore lo stesso. Comunque abbiamo vinto perché il mazzo è OP, come vi dicevo all'inizio. Signori, io penso che se avete Super Giant e pensavate di stare ad avere una carta che faceva muffa nella vostra collezione, dopo questo video sono convinto che non lo pensate più. Peraltro, mazzo divertentissimo. Io ve lo straconsiglio se ci avete le carte. Ovviamente, come sempre, trovate la descrizione. C'è il link del mazzo in descrizione e chiedetemi nei commenti se dovete sostituire qualcosa, cioè non è un mazzo dove ci sono carte insostituibili, ok? Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione, attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e novità del canale, noi ci becchiamo tutte le sere live, non mancate!